potenziata in tempi record la rete ospedaliera Covid della Regione Puglia per rispondere alla rapida evoluzione della pandemia e cercare di garantire un'assistenza sanitaria migliore a pazienti anche con altre patologie. Stiamo parlando di 43 posti letto per l'ospedale San Paolo, più i 44 del padiglione Balestrazzi del Policlinico di Bari, oltre quelli allestiti nelle loro postazioni del pronto soccorso. E allora da oggi l'ospedale San Paolo ospiterà 8 posti letto Covid in rianimazione, 18 in pneumologia UTIR, 25 in area medica. Successivamente saranno riconvertiti ulteriori posti letto in altri reparti, sino ad arrivare a 91 complessivi, oltre i 20 del pronto soccorso, già operativi per decongestionare le altre strutture sanitarie del territorio. A questi si aggiungono i 43 posti letto Covid, tutti attrezzati per la ventilazione assistita. Un sentito grazie va perciò al gruppo di lavoro guidato dalla dottoressa Angela Leaci, direttore medico del San Paolo. E questa settimana sarà allestita anche in prossimità del pronto soccorso del Policlinico di Bari, a detta del direttore generale Giovanni Migliore, una postazione con ulteriori 20 posti letto Covid che si uniscono ai 44 inaugurati lo scorso sabato nel padiglione Balestrazzi, dove per ogni turno saranno in servizio 2 medici di pneumologia e 2 di nefrologia più un anestesista. Così l'ospedale San Paolo e il Policlinico di Bari sono pronti ad affrontare questa seconda ondata della pandemia, insieme agli altri punti ospedalieri della rete pugliese, ora più rafforzata.